Noi siciliani meridionali siamo abituati a improvvisare, a inventare. Da noi la vita è tutta fantasia, fuochi d'artificio, allegria. Ci adattiamo a tutto, siamo tutti elastici, tolleranti. Da noi la mattina ti svegli che sei assessore. Alla sera va a dormire che sei in galera. Io sono tanti anni che abito al nord. Qua siete tutti più precisi, più regolari. Rispettate tutte le regole, c'avete tutti i cartelli, non suonare, non bussare, non spingere, chiudere il portone, aprire il portone, non innaffiare, non abbassare, non alzare, non dare, tutta gente rispetta le regole. Cioè, la striscia gialla metti il piede, tutti, guarda, signore la striscia gialla, la signora al terzo piano, signore la striscia gialla, ho capito, vai a fanculo, non passa, vabbè. C'avete la privacy, che da noi non si sa cos'è sta privacy. Io l'ho scoperta a Milano che esisteva la privacy. Da noi all'ospedale va a ritirare le analisi. C'è la sala d'aspetto con 40 persone, ti chiamano nome e cognome. Di Stefano, cirrosi epatica, mi dispiace. Serve sia per informare tutto il paese della malattia che c'hai, se, per comportarti o per isolarti se è una cosa infettiva, insomma, non si regola. Qua a Milano, per ritirare l'analisi, c'hai il numero 141, ti danno a busta 141, sigillata con la ceralacca. L'aveva aprire dal notaio l'analisi, camera chiusa, blendato, deve aprire l'analisi, tutta una roba che rimane. Anche alla posta, io a volte mi è capitato di andare alla posta a Milano, c'è la striscia gialla, se mentre uno sta pagando, quello dietro mette il piede sulla striscia gialla a 3 metri, quello che sta pagando si incazza. Ha visto la striscia gialla, vado indietro, per cortesia, si faccia i fatti suoi. Da noi, che poi a me che me ne frega del tuo bollettino che sta. Da noi in Sicilia c'è uno che sta pagando il bollettino, e tutto il pubblico dietro. Non solo guardano, aspetta. Non solo guardano, ti fanno pure domande. Cazzo, 140 euro corrente sta pagando. Quello che sta pagando mica si incazza. Ti spiega perché sta pagando 140 euro corrente. C'è mio figlio 4 docce al giorno, c'è sempre lo scaldabagno attaccato, vaffanculo. Da noi si condividono tutte le informazioni. Anche il modo di intraprendere un'attività commerciale è diverso. Io ho visto qua al nord, a Milano per esempio, quando uno vuole aprire una pizzeria mette tutto a posto, permessi, licenze, autorizzazioni, ambiente elettrico, USL, marca da bollo, commissioni, si prepara professionalmente, va a fare i corsi, master chef pizzaiolo, gli anni a giacca, caddivisa, pizzaiolo qualificato, studia gli impasti e le farine e fa disegnare la pizzeria dall'architetto, fa l'inaugurazione. Da noi in Sicilia come funziona? C'è uno che fa il gommista. La mattina si sveglia, sai che mi sono stancato di fare un gommista. Domani facciamo pizzeria. Senza avvisare nessuno, comune, licenze, USL, andate a fare un culo tutto. Prima vediamo come vanno le cose, se le cose vanno bene metto a posto dopo. Si chiama l'architetto, che chiama l'architetto? Faccio io, che ci vuoi? Qua tolgo il compressore, metto il forno. Qua metto due tavole, la mensola è fatta, che ci vuoi? Neanche gli operai avvisa. La mattina arrivano gli operai a lavorare ancora con la tuta che ha scritto USAG. Vatti a cambiare, perché oggi siamo pizzeria. Che me ne fotte, basta che mi paghi. Poi cominci a fare le prime pizze e ti inserisci nel mercato. Se la pizza fa cagare fai 1 euro in meno, se viene buona fai il prezzo come gli altri. È fantastico, ci adattiamo a tutto, è bellissimo. Cambogia. L'altro giorno parlavo con un mio amico e mi ha detto, sai che anche mia moglie mi ha chiesto i soldi? Come tua moglie? Sì, ci vuole 100 euro a colpo. Di che tu che gli hai detto? Cioè, io te le tocco, ma ce la fa a campare con 200 euro all'anno? Qualche sera fa voleva accoppiarmi urgentemente. Sai che era brutta immagine, però capita. E sono andato in discoteca, la discoteca è il posto dove uno va a cercare la compagnia, l'avventura, qualche volta anche l'anima gemella, anche se nel mio caso meno mi somiglia, meglio è. Arrivo da questa discoteca e il buttafuoco non mi ha fatto entrare, metto in questo locale mentre si entra a coppie. Dico, che con l'arca di noi che si entra a coppie? Con le donne sono tutte dentro, dico, se non mi fa entrare come a coppio. No, metto, se volevi una donna, te la dovevi portare da casa. Che bravo, è arrivato scienziato.
Dico, e secondo te se avessi avuto una donna a casa sarei uscito? Alla fine... alla fine mi hanno fatto entrare per sfiancamento. Che sono stato davanti alla porta del locale fino alle 3 di notte, mentre mi sta rovinando l'immagine del locale. Che fammi entrare come lei. Sono entrato, c'era bella serata, bella gente, gente che era lì a bere, a ballare, a divertirsi dalle 11 da mezzanotte, c'era una bella atmosfera, calda, carica. Io sono entrato alle 3, ero fresco come una rosa, immacolato, vergine. Per mettermi a livello degli altri per recuperare, mi è toccato bere 10 coke rum di fila. Responsabilmente, Adesso si beve responsabilmente. Infatti quando sono uscito dalla discoteca mi ha fermato una pattuglia della polizia stradale e responsabilmente mi hanno ritirato la patente. La stessa pattuglia. La stessa pattuglia mi ha rifermato dopo 3 giorni. Uno dei poliziotti mi ha riconosciuto e mi ha detto: signor Cacioppo, la patente? Con la patente, ve l'ho data l'altro ieri, già l'avete persa. Ormai il venerdì sera, sabato sera fanno questi posti di blocco che sono micidiali, non so se qualcuno ci è incappato, specialmente nelle zone della movida, dei locali, delle discoteche. Si organizzano, ci sono 40 macchine, tutti i corpi ci sono, carabinieri, ambulanza, polizia, pompieri, vigili urbani, metro notte, guardia di finanza, forestale, tutto. Sembra la festa del 2 giugno delle forze armate. Se non ti fermano, fai il saluto, fai la parata e passi. Se ti fermano, ti fanno 10-12 controlli. Ti fanno l'etilometro, la perquisizione, analisi del sangue, delle urine, elettrocardiogramma, encefalogramma, radiografie, ti pesano, stiamo su una persona. Un posto di blocco dura 2 ore e mezza, 3 ore. Se va tutto bene, alla fine ti fai rilasciare un certificato e l'indomani ti puoi andare a operare. Io l'altra volta ho incontrato un amico e dico: che hai fatto sabato? Sei uscito? Sì, ma sono uscito alle 9. Mi hanno fermato al posto di blocco. Ho finito a mezzanotte e sono tornato a casa. Che dovevo fare? C'era mio nonno di sabato alle 2 di notte, si stava vestendo. Mio nonno ha 87 anni. Nonno, dove stai andando a quest'ora? Alle 2 di notte di sabato. Oggi mi ha chiamato un amico, mi ha detto: c'è un posto di blocco sulla statale. Mi ha detto: se riesco a farmi fermare risparmio 150 euro di ticket e 2 mesi di fila all'ospedale. Vabbè, vi racconto l'ultima sui posti di blocco, dopo cambiamo argomento. Io sono specializzato in posti di blocco. A me quando mi vedono mi fermano sempre. Io ho documenti attaccati con lo scotch sul cruscotto. No, che ogni volta cerca patente, libretta, assicurazione. C'è sempre un casino in macchina, ho attaccato tutto là con lo scotch. Documenti, tutto qua, fatte le fotocopie. L'altra volta mi hanno fermato in Umbria, mi hanno misurato la velocità col telelaser. È uscito il poliziotto della stradale, ho dovuto paletta a costa. Signor Cacioppo, lei andava a 160. Quando è il record? Mi hanno fatto il verbalante, favorisca la patente, dobbiamo toglierle 10 punti. Non c'è problema, ho preso la patente. Io il giorno prima ero stato da McDonald's con i miei figli e mi avevano rovesciato la Coca-Cola sul portafogli. E si era attaccata la patente alla testa della Conad. Quando mi hanno controllato i punti nella patente avevo 2.800 punti. Il poliziotto... grazie. Poliziotto, dobbiamo togliere 10 punti, prendi le vendite, non ti preoccupare. Domani faccio la spesa e torno a posto. Qualche sera fa siamo andati a cena da amici con mia moglie e mio figlio, tornando a casa mi riferma la stradale, mi ricontrollano i documenti, tutto il documento, signor Cacioppo, ha bevuto? Dice no. Vabbè, ormai che qua facciamo l'etilometro per formalità, e te facciamo l'etilometro. Ho soffiato nell'etilometro, ha segnato 0,80. Il poliziotto, signor Cacioppo, 0,80 ha bevuto. Guarda, io non ho bevuto, magari guasto l'etilometro. Non c'è qua, se è perfetto, tarato, bilanciato, collaudato, verificato. Faccia provare mia moglie. Ha soffiato mia moglie e anche mia moglie ha fatto 0,80. E il poliziotto, cioè anche la signora ha bevuto. Abbiamo fatto una cena, acqua e Coca-Cola. Faccia soffiare mio figlio. Mio figlio ha 5 anni. Ha soffiato mio figlio e anche mio figlio ha fatto 0,80. E a quel punto il poliziotto è arretrato. Ma è strano, però evidentemente qualcosa non va nell'apparecchio. Vabbè, metto, vada pure, ci scusi per il disturbo, rimandiamo lo strumento in revisione. Ma che disturbo, scherziamo, anzi... fate il vostro lavoro, vi apprezziamo. Appena siamo saliti in macchina, mia moglie dice: hai visto? Abbiamo fatto bene a far imbriacare pure il bambino. Facebook ci ha rovinati, eh?
ci hanno venduto come un social network, come uno strumento che doveva favorire la socializzazione, la comunicazione, l'interazione tra amici, tra conoscenti, ha avuto l'effetto contrario. Ci ha isolati a tutti. Ognuno di noi ha 1500 amici, tutti nel telefonino. Poi non c'è un cretino al pomeriggio per andare a prendere un caffè al bar. Se perdi il telefonino devi fare un funerale. Io l'altra volta ho incontrato uno che era tutto triste, avvilito, gli ho detto, che è successo? Oggi ho perso 800 amici. Cazzo, hanno buttato una bomba. No, ci mi è caduto il telefono a mano. Ma va a cagare. Ah. C'è una scena che ormai è diventata abitudine, consuetudine, credo che l'abbiamo vissuta tutti. Si va al ristorante, una tavolata di 10 amici, non si parla più. Arrivi, ti siedi, posa giacca, prendi il cellulare e ti metti a chattare con quelli dell'altro ristorante. Tu gli mandi la foto dell'antipasto, quello ti manda la foto del primo, tu gli mandi il secondo, quello ti manda la frutta, tu gli mandi il caffè, quello ti manda la mar. Ma perché non sei andato a mangiare con loro invece di rompere i coglioni qua? Che... tutta la serie. Tutta la sera non si scambia una parola, mangia e chat, non guardi in faccia neanche ai commensali. Io l'altra volta mi sono accorto che c'era Mario, un amico mio a tavola, perché l'hanno taggato, mica mi ero accorto che stavo mangiando insieme. Mi sto dicendo, cazzo c'è Mario, oh, ora dove c'è il cellulare, ciao Mario. Tutta la sera non si scambia una parola, poi arrivi a casa e stai fino alle 2 di notte, andando al computer a scrivere nella chat tutto quello che avresti dovuto dire a tavola. Io penso che se andiamo avanti così, nel futuro i ristoranti avranno i tavoli da uno. È inutile chiamare, siamo in 12, siamo in 8, c'avete un tavolo per 6, un tavolo per 10. Ognuno mangia per i fatti suoi, metti foto e vaffanculo e chiudiamola lì. Io l'altra volta... l'altra volta era al ristorante, si era finito il vino, non riuscivo ad intercettare un cameriere per ordinare un'altra bottiglia. Fortunatamente c'era un cameriere che conoscevo, gli ho chiesto l'amicizia su Facebook. Appena mi ha accettato, ho detto, puoi portare la bottiglia di vino al tavolo 4 che è mezz'ora che aspetta. Sono marito e moglie, 20 anni, 30 anni di matrimonio. Si mangia insieme, si dorme insieme, si guarda la TV insieme, si fa colazione insieme. A volte c'è l'attività di famiglia e si lavora pure insieme. Un giorno il marito fa il compleanno, la moglie che fa? Gli fa gli auguri su Facebook. Ma se non c'era Facebook gli mandava un telegramma, che facevo? Che magari hanno pure litigato, che chi ci è arrivato a 30 anni di matrimonio lo sa che l'entusiasmo del compleanno dura 5 minuti la mattina, finisce, si smorza subito. Magari si dice, guarda, il soldo cretino, lasciate il frigo aperto, ma vaffanculo, fa girare i palle, l'asciugamano bagnata sulla biancheria pulita, ma sei, sta diventando cretino ogni anno di più, porca puttana. 3 giorni che c'è la spazzatura nel balcone, la porti su, giù, sì o no? Fa girare i palle, sto rincogliuto, ma vaffanculo, zitto che devo fare una cosa. Buon compleanno, amore mio. E ormai siamo assieme, poi Facebook si usa per ostentare, lo sappiamo tutti, si mettono solo le foto di quando si vince, metta foto quando mangia grigliata di pesce, mica metta foto quando mangia la carne montana. Che... cioè, stiamo attraversando questi anni di crisi, oggi in Italia me ne accorgo, tante aziende in difficoltà, gente licenziata, gente in cassa integrazione, attività che soffrono. Vai su Facebook, stiamo stringendo tutti la cinghia, vai su Facebook e c'è un'altra Italia. Champagne, aragosto, grigliata di pesce, grigliata di carne, weekend al mare, in montagna, borse firmate, scarpe firmate, oggi mi sono fatto un regalo, Louis Vuitton, oggi ho comprato questo, Cartier. Qualcuno va a guardare ingenuamente, dice, cazzo, vuoi vedere che l'unico cretino senza soldi sono rimasto io? Sei tranquillo, è un gioco, è tutto finto, fatelo pure voi, pubblicate roba a casa, tanto chi viene a controllare. Io ho visto gente al ristorante che ordina un'insalata, 2 tavoli dopo c'è uno che ha preso la grigliata di pesce. Posso fare una foto un attimo? Oggi grigliata di pesce, ma vaffanculo. Chi lo sa chi l'ha mangiata? Grazie. Chi lo sa chi l'ha mangiata? Mica ti vengono a fare l'analisi. Un pomeriggio è andato all'idroscalo, qua al tramonto, che c'è la luce che si vede, non si vede, ha fotografato uno scoglio, un albero, uno scorcio, così. E c'è, capite, Ibiza c'ha sempre il suo fascino. Vuoi trovare uno che conosce tutti gli scogli di business, quello non è business, fatti cazzo, sacci. Conosco uno che da 3 anni gira in discoteca con una bottiglia di champagne vuota, che l'hanno recuperata a qualche festa, dalla porta dietro per fare foto. Ci facciamo una foto, sì, ci prende la bottiglia. C'è il tavolo giù, ma se facciamo una foto per noi, ci prego, va bene, perché tanto è vuota. Quello va ingenuamente, poi va a guardare su Facebook, scazzo, tutti bevono champagne. La stessa bottiglia che è da 3 anni che gira.